Ciao Gasuoli, sono un po' raffreddato, ma sempre pronto qua con il nostro Good Morning Milan. Oggi direi una bella giornata di maializzazione del Milan, termine che utilizza un mio amico di Piacenza, il buon Marcello Mastori, che avete già visto una volta sul canale e che sta a indicare il fare il culo in sostanza, maializzare. Ecco, maializzano oggi il Milan sulla stampa, sul tema della campagna acquisti. Sulla Gazzetta abbiamo De Ketelaere, Adli, Origi. I rinforzi non funzionano. La Rosi appunto spiega che fino a questo momento i nuovi arrivati in estate non stanno dando il contributo sperato. Allora, sapete sempre che io dico che per i giudizi definitivi bisogna aspettare l'anno, e io sono fiducioso. Se dobbiamo fare fino adesso una parziale valutazione, è indubbio che finora l'apporto concreto dei nuovi arrivati non c'è stato. Però io ripeto, prima di trarre conclusioni più sostanziose e per certi versi definitive, diamo tempo al tempo. Per ora, ok, non c'è stato un apporto di nuovi. La Gazzetta sottolinea i 50 milioni spesi circa, che però stanno aiutando poco. Però, come va da caso in caso. Ci sono quei giocatori che come sono più interessanti, altri che invece stanno facendo più fatica. Sulla stessa linea anche il Corriere della Sera, mercato nullo, squadra identica all'anno scorso. Il Corriere della Sera dice l'anno scorso la miglior difesa era stata una delle statistiche chiave per la vittoria dello Scudetto, mentre quest'anno i gol subiti dal Diavolo sono già 18. In realtà secondo me siamo in linea esattamente come l'anno scorso. Come gol subiti, adesso dovrei andare a vedere quanto eravamo, ma secondo me siamo lì, eh? Siamo lì. Anzi, forse di meno, non voglio dire cavolate, però devo andare a controllare. Questo magari farò un check. Per ora è solamente una valutazione così cazzometrica. Qualcosa si è rotto e sicuramente incide la mancanza di Maignan. Più che qualcosa si è rotto, incide sicuramente la mancanza di Maignan, ma anche in realtà, però, con la difesa, con la fascia destra che adesso abbiamo, con Calabria e Salemakers, noi abbiamo difeso bene sia con la Salernitana che con la Roma. Abbiamo avuto problemi legati alla marcatura perché non abbiamo giocatori che sanno marcare. Abbiamo giocatori difensori veloci che puntano sull'anticipo, che puntano sull'atleticità, non i classici, come si dice, tronconi che sanno marcare, che sono fisicamente dominanti. I nostri hanno un altro tipo di gioco, i nostri difensori. Abbiamo quel tipo di giocatori che sono Gabbia e Kier, ma nel momento in cui tu mantieni nel campo anche quelli che non sanno marcare, Kalulu Tomori, e poi i problemi possono arrivare. Insomma, il problema non è stata neanche tanto la difesa 3, che non, certamente non ha dato risultati, ma perché? L'ho già detto, perché la difesa 3 è stata fatta con giocatori che non la sanno fare. Se paradossalmente avessimo inserito Gabbia e Cho, che sono più marcatori di Kalulu Tomori, avessimo tolto Kalulu Tomori, forse avremmo coperto meglio con la difesa 3, perché sono giocatori diversi. Quindi, che hanno caratteristiche diverse, hanno la prestanza fisica, hanno la capacità di marcare perché non possono rincorrere un giocatore o anticiparlo perché non hanno quella velocità che invece di Tomori, Kalulu, ma sanno marcare, stanno avvinghiati al giocatore. È quello che doveva, nell'intenzione, secondo me, di Maldini, essere Botman, cioè un marcatore, che aveva un po' preso il posto nell'idea, secondo me, di Kier, che è anche lui un marcatore, che però ha anche doti di anticipo, ormai un po' limitate dall'età e dal fisico. Ma questo è importante, secondo me, specificare. Comunque, sempre Milan News questa volta parla ancora della questione portiere. Maignan, che non si sa, ha già parlato ieri quanto starà fuori, cosa che mi sembra incredibile, ma vabbè. Perché chiunque ha una prognosi, ma noi non l'abbiamo, va bene. Non commento più perché sull'aspetto della comunicazione degli infortuni sapete già come la penso, quindi mi sembra anche ridondante continuare a manifestare il mio disappunto su questo aspetto, che è l'unico aspetto che davvero io critico del Milan. Per il resto, secondo me, no, non ho elementi di criticità nei confronti del Milan, che mi sembra un progetto funzionante e una squadra forte e con ottime prospettive al di là del pareggio con la Roma. Per
Però, come ho già detto, la questione della comunicazione di infortuni ci fa solo male perché diamo adito poi a lucubrazioni, speculazioni e così via. Vabbè, dando più sul concreto, sempre in tema di infortuni, dovrebbe esserci il recupero di Junior Messias per il Torino. Si parlava anche di Origi, ma ieri non è tornato ad allenarsi col gruppo, mentre Messias sì. Ora vorrei anche capire Origi, dato che era dato come possibile. Col Torino, anche qua si allunga anche questo aspetto, non lo so, non lo so. Comunque Messias dovrebbe esserci con il Torino, partita tosta, partita interessante. Ci sarà secondo me un po' di spazio per le seconde linee per farsi vedere, sperando che si facciano vedere. E la Gazzetta ipotizza, no, tutto Sport ipotizza che Pioli starebbe valutando una difesa 3 dal primo minuto. Ora, come ho già detto, io non sono contro la difesa 3, ma per la difesa 3 servono interpreti per una difesa 3. Quindi se Pioli dovesse portare per questa soluzione, sappiamo che però non avendo Kjaer, non avendo Cho che è squalificato per una sanzione in Germania, chi altro hai di marcatori? Gabbia, ma non puoi fare a 3 con Gabbia e basta, perché appunto è a 3, non è difesa a 1. Quindi non lo so sinceramente se possa essere una scelta opportuna, anche perché secondo me il Milan con la difesa 4, col suo modulo, sta giocando bene. Semmai l'unico tema dove io ragiono a 3 è il centrocampo, secondo me che può essere una soluzione in più, come spesso ho detto. Ma la difesa così stravolge, non lo so, con questi giocatori non lo so. Certo dà più densità al centrocampo, è vero, ma al tempo stesso secondo me non ci sono i giocatori adatti per fare quel tipo di difesa. Vedremo, insomma, ragazzi. Comunque, massima fiducia per la partita contro il Torino. Io vi mando un abbraccio. Alla prossima. Ciao, ciao.